Sabato 20 sarai ospite di Culture a Diamante, del Cinecircolo Maurizio Grande, che sta organizzando questa rassegna letteraria e possiamo dire che unisce anche a dei temi sociali, vero? Sì, sociali perché il ricavato del libro, il libro che ho scritto, romanzo fantasy per ragazzi, che si chiama On Aeron, Le chiavi del magico regno, andrà devoluto completamente in beneficenza. E quindi sì, c'è anche questa chiave sociale perché mi contattò un po' di tempo fa Francesco Presta, che già aveva fatto delle cose, diversi eventi nell'ambito del sociale, e quindi ha avuto l'idea di inserire anche questo libro, che è l'unico fantasy, tra l'altro, che è stato inserito, in questa rassegna. Ecco, un fantasy che dobbiamo ricordare, tu hai scritto già qualche anno fa, no? Sì, ho scritto già qualche anno fa, ecco perché sono rimasta un po' sorpresa dell'invito. Infatti, all'inizio il libro andava in beneficenza al progetto Parentesi Aperta, che si occupava di minori sottoposti a procedimento penale per il loro recupero. E adesso, visto che il capofila di questo progetto era il centro accoglienza L'Ulivo di Tortora, una comunità di recupero, il ricavato andrà appunto al centro accoglienza L'Ulivo. E quindi in 3 anni, diciamo 3 anni all'incirca che questo libro è uscito, presentazioni ne hai fatte parecchie, soprattutto nelle scuole. Sì, devo dire che c'è stato un riscontro positivo tra i ragazzi, un grande entusiasmo, anche perché i temi del libro sono temi importanti, sono temi attuali che riguardano la cittadinanza attiva, infatti è stato inserito anche in un progetto di cittadinanza attiva. Cosa serve, ecco, la cittadinanza attiva? Diciamo che la cittadinanza attiva si propone di dare delle indicazioni, ai ragazzi su come diventare dei buoni cittadini. Delle cose che diciamo sono alla base, quindi il rispetto dell'altro, il rispetto per ciò che è diverso, la comprensione di quelle che sono le leggi che tutelano i minori, ma che allo stesso tempo, oltre a dargli dei diritti, danno ai minori dei doveri. E nel romanzo fantasy, in una chiave totalmente fantasiosa, vengono dati dei suggerimenti ai ragazzi, un modo di affrontare la vita in positivo nonostante le difficoltà. Perché la storia parte proprio da delle difficoltà, una storia comune, due bambini, Nico e Lola, due ragazzini, fratellini, che si trovano a dover vivere una situazione difficile, un litigio fra i loro genitori perché il padre aveva perso il lavoro. Una storia comune. Una storia comune, tra l'altro, nella storia non si parla di una città in particolare, perché appunto è una storia comune. Però c'è un riferimento al nostro territorio, perché il padre lavorava in una fabbrica tessile. Cosa ti ricorda, Martino? La fabbrica tessile, la Vallane. Esatto, una storia che secondo me ha creato problemi in tantissime famiglie, perché molte famiglie vivevano soltanto del reddito della Marlane. E quindi da questa idea, da quel periodo difficile per il nostro territorio e per tante famiglie, ho pensato di inserirla in qualche modo in questa storia. Anche perché dobbiamo, io almeno il libro lo conosco e quindi posso anche dire dei particolari. Questo libro è stato scritto tanto, tanto tempo fa. Esatto, poi è rimasto nel cassetto, poi quando ho conosciuto il progetto Parentesi Aperta, stavano facendo degli eventi per la raccolta fondi, volevano appunto fare un libro per raccogliere fondi e mi è venuto in mente insomma di Lo hai offrire tirato loro, fuori dal sì, cassetto, offrire diciamo. loro questo libro e devo dire che l'idea ha funzionato soprattutto fra i ragazzi. Tu lavori fondamentalmente nel sociale, o almeno segui dei progetti che riguardano il sociale. Cos'è cambiato rispetto agli anni della fiorente economia tra Praia e Tortora? Purtroppo è cambiato tanto, nel senso le difficoltà sono tante, poi ci sono sempre le speranze, come dire, che qualcosa stia cambiando, però il nostro territorio è da sempre in una situazione difficile, per cui da che ho memoria noi siamo sempre in crisi, nel senso che comunque sia l'economia stenta a decollare, abbiamo avuto anche dei cambi, diciamo, di rotta dell'economia. Forse abbiamo puntato troppo poco su un turismo ben gestito, di qualità, offrire insomma qualcosa che potesse far decollare questo territorio, anche perché abbiamo tanto su tutto l'Alto Tirreno Cosentino e quindi sì, ci sono delle difficoltà. Ci siamo adagiati sugli allori, insomma.
ci sono anche delle nostre colpe, non solo delle nostre colpe, perché purtroppo anche tutto il resto ci rema contro. E adesso però io vedo, come dire, nei singoli la volontà di fare qualcosa, però ci sono tante, tante famiglie in difficoltà. Povertà educativa, altro bell'argomento. Sì, lavorando tra l'altro anche nell'ambito del sociale, ho appurato, insomma, con mano, ho riscontrato questo aumento della povertà educativa sui nostri territori. Purtroppo è un problema importante se si vuol far crescere un territorio, perché la cultura è alla base. E fra i ragazzi c'è, forse anche per una mancanza di strutture, di attrattive, un interesse minore nello studio, nella cultura, in tutto ciò che riguarda soprattutto i libri. Bisognerebbe, ecco, incentivare, far sì che ci sia un cambiamento di rotta al riguardo, e per farlo bisognerebbe utilizzare un linguaggio che non è quello degli adulti, ma quello dei ragazzi. Ed infatti di qui la scelta del fantasy. Esatto, il fantasy parla direttamente a loro con il loro linguaggio, cercando però di dare dei, come dire, degli input positivi. Oneiron deriva dal greco, che significa sogno. Ed è, diciamo, anche se in realtà Oneiron non è un sogno, ma un'altra dimensione. Una dimensione dove questi ragazzi che stanno affrontando una situazione difficile riescono ad accedere attraverso la chiave che viene regalata loro dalla nonna. La nonna rappresenta un po' la saggezza, no? Certo. Chi ha vissuto una vita e può raccontare qualcosa di diverso, può dare una speranza di un cambiamento. E su Oneiron succederanno delle cose fantastiche che adesso non vado a raccontare perché è una vicenda abbastanza lunga. Certo, anche perché altrimenti togliamo il gusto del libro. Sì, esatto, Martino. E soprattutto non è tutto semplice. Cioè il libro non racconta un mondo fantastico dove tutto accade con semplicità, dove tutto si risolve con semplicità, ma dove le cose si risolvono attraverso l'impegno e la collaborazione. Ecco. Perché senza impegno... Un po' un'utopia. Non è un'utopia. Io credo che invece, sai, tante volte ci siamo trovati anche noi a situazioni difficili. Come le abbiamo superate? Nel piccolo, sì. Nel piccolo. Noi parliamo di collaborazione nel grande, ecco. Ma se non si inizia nel piccolo non si potrà mai raggiungere una collaborazione nel grande, anche perché per mentalità forse noi non siamo formati bene nel collaborare. Ecco, questa è una cosa importante, soprattutto sull'Alto Tirreno Cosentino. Credo che sia un po' generalizzato, ma noi vivendo sì. Qui possiamo portare delle esperienze diverse. Ma guardate, cioè, secondo me questo problema inizia dalla base, inizia dalla scuola. Nella scuola non ci insegnano a collaborare, ci insegnano a essere competitivi. Devo essere migliore per avere il voto migliore, sono il primo. Ok? C'è questa competitività, non solo nel voto, anche per essere il personaggio nelle scuole, nella classe, mi devo comportare in un determinato modo e delle volte è un modo negativo. Quindi non c'è mai un'idea di collaborazione per creare insieme qualcosa di positivo, ma sempre di cercare di emergere dal gruppo per essere il primo. Questo modo di ragionare poi ce lo portiamo avanti nel lavoro, per cui c'è una forte competitività anche in ambienti che dove magari tu immagini... Serva poco. Esatto. Per cui cambiare l'idea potrebbe aiutare già dalla base poi a collaborare per creare qualcosa di positivo e un cambiamento su tutto quello che ci riguarda, la nostra vita e non solo, perché poi si amplifica. È quello che viene raccontato in Oneiron. Ciò che nel piccolo cambio in me stesso poi si amplifica, perché sia il positivo che il negativo viene trasmesso. Ecco, quindi Oneiron è una dimensione, possiamo dire, onirica, nella quale tutti noi alla fine proviamo, o meglio, quotidianamente ci rifugiamo quando siamo davanti a dei problemi grandi. Sì, una dimensione dove i ragazzi riescono a comprendere tante cose, dove fanno molti sbagli. Dove non ci sono degli eroi perfetti ad Oneiron, anzi, la loro guida è una rondine,
quindi non è una, diciamo, una figura mitologica forte, sì, indistruttibile. È una rondine piena di difetti, egocentrica, presuntuosa, fa un sacco di guai, cioè un antieroe per eccellenza, che però poi si dimostra tutto ciò che invece è di positivo che può avere, che può essere coltivato nel momento in cui c'è l'amicizia vera, una trasformazione, che è quello che poi avviene dentro ognuno di noi, la parte del bene e del male che tenta di equilibrarsi. Tenta, tante volte non ci riesce, però per fortuna parliamo di un fantasy dove si dà alla fine la cosiddetta morale della favola. Ecco. Sì, diciamo più che già una... l'abbiamo spiegata. Sì. Più che una morale, è un percorso. È un percorso, sì, che però giunge poi sempre alla fine ad un bel insegnamento. Sì, c'è un insegnamento. C'è un messaggio, ecco, più che un insegnamento, perché non ho nulla da insegnare, ahimè, un messaggio. E anche perché molti protagonisti, tra l'altro si scoprirà solo dopo, hanno delle problematiche, nel senso che non guardiamo anche i protagonisti come persone che non hanno problemi anche di salute, fisici o tutto il resto. Poi si scoprirà, in realtà, non posso dirvi come perché è un... Certo, no. Quindi ci sono ragazzi di diverse etnie o Odoneiron, con diversi problemi, con diverse storie difficili. È la vita, uno specchio della vita che viene vista attraverso una lente diversa, che è quella onirica, appunto, come dicevi, e che ci porta a riflettere su determinate cose. Questi ragazzi del nostro territorio si possono salvare con la cultura? Salvare una parola grande, perché in realtà questi ragazzi potrebbero dare a noi, offrire a noi degli insegnamenti. Forse sono più gli adulti che bisognerebbe salvare. Salvare da una mentalità, salvare da una arretratezza, salvare dalla convinzione che siano loro quelli che possano portare il cambiamento. Invece io proporrei più che ci sia un ascolto nei riguardi dei ragazzi, perché hanno tanto da dire, e aiutare, per quello che è la nostra esperienza, a far sì che loro possano anche comprendere quanto importante sia la cultura. Perché se c'è una mancanza in tal senso, dipende da noi. Mi fa piacere che hai colto subito la provocazione. In fin dei conti sono proprio gli adulti che poi formano i giovani. Esatto. E se poi ci sono dei cattivi esempi tra gli adulti, i giovani seguono quell'esempio. Una cosa che proprio non riesco più a tollerare è sentire gli adulti che criticano i ragazzi, dicendo non hanno voglia di fare niente, i ragazzi di oggi sono così, tutto in negativo praticamente, senza mai porsi una domanda di chi ci sia dietro questi ragazzi, di quali insegnamenti abbiano ricevuto. Ricordiamoci le nostre responsabilità come adulti, come genitori, ma anche come consiglieri di questi ragazzi, perché quanto tempo spendiamo con loro, quanto tempo spendiamo in positivo per loro? Ecco, ci sono delle esperienze positive sull'Alto Tirreno Cosentino, parliamo del punto luce, no? Sì, un'esperienza positiva, lì ci sono ragazzi e bambini, è una realtà di Save the Children, gestita dall'associazione Gianfrancesco Serio, mentre per esperienza mia personale che ho vissuto con ragazzi più grandi dei 14 ai 22 anni, posso parlare positivamente del progetto Sottosopra, che è un progetto di Save the Children, dove i protagonisti sono appunto i ragazzi, ispirato appunto al protagonismo giovanile, e questi ragazzi creano del cambiamento positivo sul territorio. Sono idee loro, cioè nel senso guardano, vivono il territorio e cercano di fare qualcosa di concreto affinché il territorio cambi. Per esempio i ragazzi di Scalea, del movimento Sottosopra Scalea, hanno ripulito un parco, il Parco della Regalità, hanno fatto diverse attività contro il bullismo, perché credono che il bullismo sia una piaga forte fra i ragazzi, hanno creato un cortometraggio che si chiama Come Davide contro il gigante. Proprio per, si rifanno a questa metafora, Davide, un pastorello che è riuscito con una fionda a combattere e a vincere contro un gigante. E loro si sentono un po' Davide, che vogliono battere il bullismo, una piaga grande. Hanno fatto un bel lavoro, la storia è vera, loro sono i protagonisti, loro hanno scritto la storia e la trovate sulla pagina Facebook di Sottosopra Scalea. Scalea, benissimo. E poi per concludere con te, poi ci salutiamo perché il nostro tempo sta per terminare.
bisogna togliere dalla bocca di troppi adulti il fatto che i giovani, se vogliono futuro, se vogliono un futuro, se ne devono andare da qui. Sì, è vero, perché è triste sentire, ma lo capisco, nel senso che capisco che i genitori vogliano il meglio per i loro figli, però facciamo in modo di creare un'alternativa per i nostri figli, per i ragazzi che verranno. Facciamo in modo che i ragazzi non debbano per forza andarsene da qui, perché non è detto che siano tutti felici di andarsene da questo territorio. Io ne sono un esempio, sono andata fuori, ho lavorato fuori, ma il mio desiderio, il mio sogno era sempre stato quello di ritornare e sono riuscita a ritornare. Non è semplice lavorare qui, non è semplice per tantissimi motivi, però il mio augurio è quello che ci sia un impegno da parte di tutti affinché i giovani non debbano andarsene da questo territorio, anzi debbano costruire qualcosa in questo territorio.